E poi in questa crisi, in questo momento, come vi dicevo, la palla in mano a Conte, c'è il centrodestra. Che mosse fa il centrodestra? Come si muove? Che intenzioni ha? Lo chiediamo stamattina al leader della Lega, Matteo Salvini. Salve Salvini, ben trovato, benvenuto. Grazie, buongiorno Mirta, buongiorno a chi è a casa. A disposizione. Ecco, mi dice, forse lei mi può aiutare, che cosa accadrà adesso? Perché, insomma, io non l'ho capito benissimo. Nemmeno lei. Ma è difficile da capire anche per noi. Cioè, che il governo stesse litigando da mesi, ma su tutto, sul MES, sulle infrastrutture, sul ponte, sullo stretto di Messina, sui termovalorizzatori per risolvere il problema rifiuti, era un litigio quotidiano. Alla fine, quando anche in una coppia litighi, prima o poi i problemi vengono fuori. La mia preoccupazione è quella di cui parlavi tu, nel senso che io da stamattina sono al telefono con sindaci, imprenditori e governatori, perché in questo caos noi siamo in diretta e non sappiamo se c'è un governo. Noi questo abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio, ma il governo c'è o non c'è? Perché noi sappiamo quello che abbiamo visto in televisione, però formalmente non sappiamo nulla di più. Quindi, e qual scusi, è il problema? Se ho capito il bene, voi avete chiesto di formalizzare la crisi? Sì, noi vorremmo sapere se oggi pomeriggio, per intenderci, al Senato, io sono collegato al Senato, dovrebbero venire i ministri Bonafede e Speranza a rispondere alle domande di noi senatori. Ma sono ancora in carica? C'è un governo? Non c'è un governo? Quindi, per chiarezza, onde evitare di chiacchierare a vuoto, il Presidente del Consiglio o viene in Senato oggi pomeriggio o va dal Presidente della Repubblica oggi pomeriggio a chiarire agli italiani qual è la situazione. Quindi, perché o dimissioni al colle o parlamentarizzazione della crisi. Sono le due strade possibili, a suo parere. È evidente. Mi scusi, è evidente, ancora un'altra perché cosa. Perché se non c'è un governo, oggi leggevo il... Però permettimi di dire qual è il problema vero, non è un equilibrio politico. Se non c'è un governo, faccio un esempio molto concreto che entra in casa delle persone. Oggi, stamattina, il vice ministro dell'economia del PD ha detto bisogna fare un decreto urgente per bloccare 50 milioni di cartelle esattoriali. Altrimenti è un disastro, cosa che noi stiamo segnalando da mesi. Il PD ci è arrivato stamattina. Ora, ma se non c'è un governo, non fa il decreto. Quindi Conte ha il dovere di chiarire, non al telefono con Renzi, ma in Parlamento e davanti agli italiani, se c'è il governo o se non c'è il governo. Perché il piano vaccini, hai ragione. Io stamattina ho sentito i farmacisti. Ci sono 60.000 farmacisti che si sono messi a disposizione del governo per aiutare nel piano vaccinale, perché ogni giorno 4 milioni di cittadini italiani entrano in una farmacia. Ora è importante sapere se c'è un governo o non c'è un governo. Scusi Salvini. Quindi speriamo che entro oggi ce lo dicano. Facciamo un passetto in più, perché oggi c'è una cosa importante, no? Oggi bisogna fare un consiglio dei ministri per decidere lo scostamento di bilancio, bisogna votarlo in Parlamento, perché da quello scostamento di bilancio dipendono i ristori. Cosa crucialissima, come sappiamo tutti. Allora, su questa cosa qui, voi votate lo scostamento, cioè insomma date una mano in Parlamento a questo punto, o pensate invece di mettervi di traverso? Noi abbiamo sempre, pur essendo all'opposizione, abbiamo sempre votato quando c'erano degli interventi a favore delle famiglie, dei lavoratori. Gli 8 miliardi per le partite IVA, perché evitino di pagare i loro contributi nel 2021 se non hanno incassato e fatturato nel 2020, esistono grazie alle pressioni della Lega e del centrodestra. Quindi noi non facciamo distinzioni fra parti politiche quando c'è qualcosa di utile da fare. Ma se non c'è un governo, cioè se Conte non ha la fiducia di Renzi e di Italia Viva, la maggioranza non c'è. Ma non perché Salvini è brutto, è cattivo, trampiano e sovranista, ma perché si sono sciolti come neve al sole. Poi ci arriviamo. Allora, o trovano una nuova maggioranza affidandosi ai Mastella, passeggiando per via del Corso a Roma,
oppure la parola deve tornare agli italiani, perché non possiamo rimanere, ecco, bravo, in sospeso. Scusi, anche questa, così, è, una cosa, questa è un'altra cosa che voglio capire, chiuse, bene da lei, con i negozi chiusi, perché ho letto tante, tante cose, tanti retroscena. Allora, il tema è questo: adesso voi cosa chiedete? Che il governo, cioè, pensate che sia meglio che si rimetta in campo un governo anche di unità nazionale? Le ricordo che il post ieri di Grillo, siamo qui con Benedico Mentana, quando è uscito, dicemmo: caspita, lavoriamo insieme maggioranze e opposizioni, forse è un appello all'unità nazionale, davvero, forse si può lavorare su quello. Giorgetti tante volte l'aveva detto: lavoriamo su quello, ragioniamo su quello. O invece... Ma lavoriamo insieme per fare che cosa, mi scusi? Beh, le cose che ci siamo detti, no? I ristori, cioè, i vaccini. Lavoriamo insieme. Ma se in un anno di governo le cose che rimangono agli atti, fatta salva l'emergenza sanitaria, che ovviamente non prevede divisioni politiche, ma gli unici interventi di legge fatti dal governo PD 5 Stelle in questo anno, tolto il Covid, sono stati decreti per cancellare leggi del precedente governo, i decreti sicurezza, quota 100 che viene lasciata scadere, la flat tax per le partite IVA. Ecco, le uniche cose che ha fatto questo governo è cancellare le riforme del governo precedente. Io come faccio a mettermi al governo con qualcuno, okay, che la pensa in maniera opposta? Però mi scusi, dobbiamo essere mia. Realisti. O Conte trova un'altra maggioranza e governa, oppure, visto che quasi tutta Europa, e ripeto, quasi tutta Europa, io me lo sono segnato, Portogallo, Olanda, Bulgaria, Scozia, Albania, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Norvegia, Russia, quasi tutta Europa in questo anno voterà per il Parlamento, e noi cosa facciamo? Rimaniamo ostaggio di Conte, Renzi per mesi? Scusi, Salvini, qualcosa. O c'è un governo con tutte che governa, le difficoltà del caso. La parola la diamo agli italiani. Con tutta la difficoltà del caso, provi a guardarmi negli occhi, dritta dritta negli occhi, e mi dica una cosa. Io oggi ho letto una roba di Verderami con una sua frase che mi sembra però molto azzeccata. Dice che ieri, quando la Meloni continuava a dire andiamo al voto, lei le ha detto: Giorgia, se continuiamo a gridare al voto, spingiamo i parlamentari nelle braccia di Conte, perché lo sappiamo sia io che lei che c'è un sacco di gente che dal Parlamento non vuole schiodare. No, no, non, è una roba, no, ma guardi, non è un mistero questo. Sono i giornalisti che raccontano cose che non sanno, a me fanno un po' di tristezza e un po' di tenerezza. Il 24 gennaio, per stare sul pianeta Terra e non sulla fantasia, si elegge il Presidente della Repubblica in Portogallo. Non su Saturno, in Portogallo, che è in Europa. In Portogallo c'è una situazione sanitaria ancora peggiore della nostra. E votano, ma non fra 6 anni, fra 10 giorni. A febbraio votano in Catalogna, a marzo votano in Olanda, in Israele, in Bulgaria, eccetera, quindi, eccetera. Quindi prima ora, possibilità, a suo parere, voto. Eh beh, così funziona in democrazia, in tutto il mondo. Senta, mi dica un'altra cosa, irresponsabile, lei dice se trova una maggioranza, diciamoci la verità, la maggioranza sarà un po' raccogliticcia se la trova, prenderà pezzettini di qua e di là, si parla di alcuni nomi, l'ha citato Mastella, anche Renzi l'ha citato spesso, ma ci sono anche delle defezioni all'interno del centrodestra, lo sa che per esempio Forza Italia viene considerata, diciamo, un po' permeabile, no? Alle sirene del Premier? No, ma guardi, qua c'è un problema più importante della singola poltrona, del singolo ministro. C'è in ballo il futuro dell'Italia, almeno per i prossimi 30 anni. Perché io ricordo che i cosiddetti fondi europei, il Recovery Plan, deve essere restituito entro il 2056, Mirta. Ora, io nel 2056, se il buon Dio mi darà la grazia di esserci, sarò anzianotto, e quindi quei soldi verranno restituiti dai nostri figli e dai nostri nipoti. Quindi io vorrei un governo serio che usasse quei soldi, non il governo con uno che passeggia per strada e che per non andare a casa dà la fiducia a Tizio o a Caio. Quindi o c'è un governo che ha i numeri per governare, ma non su due che si rifiutano di andare a casa perché non hanno un mestiere, oppure non ritieni anche tu che la via più seria sarebbe far scegliere agli italiani un governo che per 5 anni si assume in toto la responsabilità del futuro? Guardi, dei prossimi 30 anni. Io sono ti faccio giorni... un esempio molto concreto. Ieri ho incontrato i rappresentanti, fammi dire solo questo, perché poi i fondi europei, nel progetto partorito dal governo ieri l'altro, prima che venisse fuori sto casino, sull'agricoltura
E l'agricoltura è un settore fondamentale per il nostro paese perché è quello che ci dà da mangiare e da bere. E ci sono più di 1 milione di agricoltori italiani. Sai quanto è previsto nel piano dell'attuale o ex governo, non so più cosa dire, per l'agricoltura quanto? Sostenibile, che è il futuro del nostro paese? Meno di 2 miliardi. 1,8, cioè meno di quanto però, era previsto, scusi, Salvini, prima del Covid. Con questo esempio, ora, lei mi aiuta a parliamo dire. Parliamo di cose serie. Cioè, se lei si vuole io occupare delle prossime del genere, generazioni, non posso approvarlo. Però scusi, se lei si vuole occupare delle prossime generazioni, onestamente mi pare che, dato che tutti dicono che è difficilissimo andare a votare, l'Italia è una posizione molto difficile, non abbiamo il voto telematico, facciamo fatica, tutti i medici dicono è un errore, sarebbe un rischio. Allora io le chiedo, ma un governo di unità nazionale, si ricordi quando Giorgetti parlò di Draghi? Cioè, senza Conte, potrebbe essere l'idea un governo tutti dentro? Ovviamente sapendo che non vi sopportate, però cavolo, c'è di mezzo il futuro del paese. No, ma il problema, ma scusa, il problema non è non vi sopportate. La sinistra ritiene che io debba finire in galera, giusto? La sinistra in Parlamento ha votato perché io vada a processo, perché ho stoppato l'immigrazione clandestina, giusto? Non in galera. Questi sono i fatti, non è un'interpretazione. Ma io come faccio a costruire qualcosa di serio con qualcuno che mi vuole mettere in galera perché pensa che l'immigrazione debba essere senza limiti, o con qualcuno che ritiene che baristi e ristoratori non debbano avere i rimborsi perché tanto sono degli evasori fiscali e quindi è giusto che cambino mestiere. Ci sono, o con qualcuno, ieri il ministro dell'Interno, ieri, non in pieno casino, il Ministero dell'Interno ha deciso che sui documenti non bisogna scrivere padre e madre. Ma perché è discriminatorio? Ma secondo te è normale che a metà gennaio, in un momento così complicato e di sofferenza per le famiglie, qualcuno perda il tempo decidendo che scrivere papà e mamma sui documenti è discriminatorio? Ci vuole un'idea comune per questo paese. Io ho lavorato per un anno con i 5 Stelle, con cui non andavo d'accordo su tanti temi, con Di Maio, con Toninelli, con Bonafede, e ci ho lavorato e ho cercato di dare il massimo. Quando poi si passava più tempo a litigare che a costruire, ho preferito mollare le poltrone. Scusi, mi sono ricordato una cosa. Si ricorda, quando gratis. Venne da me a metà dicembre, la domenica, e mi disse: io non lo immagino un voto in piena campagna vaccinale, lo so che a San Valentino non andremo a votare. A me quello mi veniva in mente, capisce? Cioè, la praticità, io lo so benissimo che lei ci sono infinite cose che non condivido. Nel frattempo, Mirta, scusami, no, ma nel frattempo tutti i paesi che ti ho citato prima, Portogallo, Catalogna, Olanda, Israele, Bulgaria, Albania, Scozia, Galles, Cipro, Francia, Norvegia, Russia, Germania, Repubblica Ceca, sono tutti paesi che chiederanno ai loro cittadini di andare a votare. Ora, se Conte trova un'altra maggioranza, governi, perché bisogna fare le cose in fatti fretta. Fatti suoi, ho capito. Se il PD si inventa qualcos'altro, lo faccia. Il governo del centrodestra, se me ne dessero la possibilità, io penso che i numeri, le idee, i progetti li troverebbe, però ovviamente ce ne dovrebbero dare la possibilità, perché io non mi tiro indietro. Se qualcuno mi dicesse provaci tu a tirar fuori il paese da questi problemi, fammi vedere se hai i numeri, se hai le donne, gli uomini e i progetti per riprendere per mano l'Italia. Allora, Salvini, e ho capito tutto. Quello che era. Noi saremmo pronti domani mattina. La lascio tutto andare, niente giochetti, Mattarella. Voto, aspettiamo, io sono che pronto. Ci aiuti a capire. Va bene, la ringrazio molto, adesso provo appunto a orientarmi su quello che succederà, sulle nuove maggioranze possibili. Ci vediamo presto, in bocca al lupo. Buon lavoro e buona fortuna a tutti. Grazie.